kaže da on jako srčan, srčan čovjek, i to je jednostavno njemu takav temperament, i onda kad se on naljuti, onda izbazi i sve iz srca što ima. Tako da, ne mislim, ne mislim ništa. Ne, ne, ovo su... E, kjedo skuza, ja. Kjedo skuza... Ma, ne, ne, ispreku. Toni, però oggi è un altro giorno. Da, da. Sicuramente ci attaccheremo di nuovo, eh? E sicuro ci siamo mi osco i punti. Samo da odgovorim, ja volim ovakve trenere koji su temperamentni. Ako nisu takvi, ne postanu kući spavati sa ženom i sa ljubavom, se ne skinu. Da quello che dico io, io ho due cani, se no sarei stato a Marbella con i cani a passeggio, non c'ho bisogno, però siccome amo questo sport, amo questo lavoro qua, e c'ho questo carattere, non ci posso fare nulla, però dopo mi passa subito. Ima, kao što već je rekao, ima dva pasa, bilo bi puno bolje da ih prošeta van s njima. Ja ću še jedno. Si opre lui. Adio. Grazie, grazie. Možemo krenuti. Treneru, dva dana su prošle od uzvratne utakmice protiv HB Tošao, prošli ste dalje, napravili ste pretpostavljenu analizu. Znamo da se igralo na umjetnoj travi, vremenske prilike bile su kakve takve, pa napravili ste analizu, možete nam dati komentar kako ste vi vidjeli tu utakmicu. Due giorni sono passati dalla prima partita in Europa contro Tošao, avete fatto qualche analisi, si è giocato su un campo artificiale, il clima non è, è stato molto freddo, ci interessa come è andata l'analisi e cosa può dire su queste partite. Ma l'analisi è semplice, allora, innanzitutto abbiamo giocato con una squadra e io dall'inizio quando ho parlato del Torsby ho detto che era una squadra da prendere con le mani, perché era ben allenata ed è una squadra che aveva uno stile ben preciso, una squadra che è ben organizzata, una squadra che voleva due grandi prestazioni per poter portare la partita a casa. Dici questo e dopo finisco, se no dopo tutti in carte. Invece a početku rekao da ovu utakmicu je, obje utakmice treba ući s oprezom, to je jedna dobro trenirana ekipa, jako su precizni, jako su organizirani i trebalo je stvarno dobro se potruditi da ove dvije utakmice privedemo u našu korist i odemo dalje u idući rang ladice. Dopo analizzando le nostre due partite, le abbiamo analizzate, abbiamo guardato quei giocatori, ma dobbiamo migliorare sugli ultimi 25 metri. Queste due partite abbiamo avuto 9 occasioni da gol nella prima partita e 5 il primo tempo della prima partita, 4 il secondo tempo. Nella seconda partita 6 occasioni da gol il primo tempo, un'occasione da gol il secondo tempo. Però analizzando la partita siamo stati una squadra che oggi la nostra deve sviluppare meglio negli ultimi 25-30 metri. Troppa frenesia, qualitativamente sbagliamo troppo. E penso che questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, perché a livello organizzativo, a livello per 65 minuti in casa mi è piaciuta la pressione, per 25 minuti quando sono attaccato con Toni aveva ragione, la squadra aveva preso le distanze e i numeri del baricentro ce lo testimoniano. Però dobbiamo migliorare quello, dobbiamo migliorare quando sviluppiamo e quando andiamo a giocare nella metà campo avversario. Analizirali smo ih dobro, već sam je rekao, gore je zadnjih 25 metara bio je naš glavni problem. U prvoj utakmici ovdje u Splitu imali smo 9 prilika za gol, 5 u prvom poluvremenu, 4 u drugom. Ovdje smo imali u utakmici tamo 6 prilika za gol, 5 u prvom i samo jednu u drugom poluvremenu. To vam sve govori kako je bilo drugo poluvrijeme. Žurili smo, često smo radili ishitrene nekakve odluke i volio bih da se ponovilo prvo poluvrijeme, zapravo prvih 65 minuta iz Splita, to je ono kad sam se malo zakačio sa gospodinom Tonijem, i da će se taj stil igre iz Splita kopirati i zadalje. Dobar, normalno je, bisogna anche capire, Puki, Uskas, non è un numero 10. Non l'abbiamo messo in questa posizione, ma sappiamo che non è un numero 10. Ed è normale che per giocare in quella posizione là devi essere sottile e avere raffinatezza, però lo sappiamo, però lui può migliorare, perché è un ragazzo giovane che può migliorare, ma non solo lui. Tante volte sugli attacchi degli esterni vogliamo che attaccano in maniera diversa, tante volte stanno là, però questo dobbiamo migliorare e si migliora sicuramente perché lavoriamo su questa roba qua.
Evo, i izgledao bih Puki, a Puki nije čista desetka, to ste i sami vidjeli. Desetka treba biti mekana, treba biti i nježna u svakom dodiru, a on to nije. I mi se u tom segmentu još moramo popraviti. Znamo da sutra počinje Hrvatska nogometna liga, bi se još kratko zadržao na Europi. Prošli ste dalje, idući protivnik je Ružan Berok iz Slovačke, treba će odigrati puno bolje za plasirati se dalje. Je li možda ključno što će se uzvrat igrati u Splitu uz podršku navijača da Hajduk otiđe i korak dalje? Kampionat inicija domanima je interesa una domanda su la vita dell'Europa, il nostro prossimo opponente è Ružan Berok. Dovremmo giocare meglio se vogliamo passare il prossimo turno. Ma forse il nostro vantaggio questa volta sarà che la seconda partita si gioca a Spalato, dove saranno i nostri tifosi. Sì, quello può essere un valore aggiunto, ma bisogna andare prima a giocare là. Sarà una partita diversa, una partita che loro palleggiano meno del Torsville, è una squadra che va sulle seconde palle, 3-4-1-2, vanno alla ricerca della profondità, per quello che abbiamo visto sarà una partita diversa. Non so se dobbiamo giocare meglio, a me la squadra mi è piaciuta, ripeto, per la mano, dobbiamo migliorare, lo sappiamo, però sarà una partita diversa per la squadra che andiamo a affrontare, un'altra tipologia di calcio, ci saranno momenti complicati, lo sappiamo, però pensiamo alla partita di domani, perché è un'altra partita che sembra sulla carta facile, ma non sarà facile. Svakako to će biti dodatna vrijednost naših navijači, a ovo je kompletno različita utakmica od one koju smo gledali protiv Toršana. To je ekipa koja se malo manje dodaje. Oni igraju dubinske lopte, često preskaču linije i igru, tako da to je kompletno drugi stil nogometa. Evo ja bih se sada, moramo naravno igrati bolje. Fokusirao bih se na sutrašnju utakmicu, na papiru jednostavna utakmica, ali to je prva utakmica i jako je zahtjevna i teška. Dobar dan svima. Treneru, dosta je izazova koji nosi ova utakmica, povratak iz Toršana s jedne druge klime, s jednog drugačijeg terena. Malo vremena za pripremu, a dolazi vam protivnik koji je imao praktički 6 tjedana da se priprema za ovu utakmicu s Hajdukom. No i abbiamo giocato 2 giorni fa, il nostro opponente aveva 6 settimane libere per prepararsi per questa partita. Cosa aspetta su questa partita di domani? Domani sarà una partita, una squadra che abbiamo preparato in due modi la partita, su un 3-4-1-2 o un 4-3-1-2, è una squadra che ha alternato questi 50 giorni questi due moduli, è una squadra grande fisicità, sia a centrocampo che difensore centrale hanno fisicità, è una squadra che anche loro vengono a giocare sulle seconde palle e sappiamo che domani ci saranno 20-30 mila persone e noi dobbiamo fare una partita con grande veemenza, con grande voglia e tenerli là, però sappiamo che loro in contrattacco possono farci del male. È una squadra che l'abbiamo studiata bene, stamattina alle 8:30 abbiamo preparato la partita in sala video, dopo siamo andati in campo e sarà una partita difficile, ma dipende da noi se farla diventare facile. Mi smo se naše analizirali smo tu utakmicu, oni su pripremili smo se za njih u formaciji 3-4-2-1 i 3-4-1-2. To je jedna jako fizički jaka momčad, pogotovo to mislim u centru terena, a prvenstveno i u obrani. Ono što imaju sličnost sa Slovacima je što igraju na takozvanu drugu loptu. Mi ćemo ih dočekati pred 20-30 tisuća navijača, to će biti naša prednost. Moramo imati volje i mentaliteta da pobjedimo tu utakmicu. U 8:30 smo imali video analizu prije treninga, dobro smo ih analizirali i sve ovisi o nama. Mi smo spremni. Hoće li biti kakvih promjena u kadru, ima li možda nekih igrača koji osjećaju posljedice ove prošle utakmice? Saranno forse i qualche cambiamento nei primi 11. Domani vediamo, ma quando rispondo così non è per mancanza di rispetto, credetemi, perché vorrei, però non voglio dare assist alla squadra che dobbiamo giocare contro, per questo non
giusto che mi fa una domanda e è giusto che rispondo così. Vidjet ćemo to sutra, nije ovdje sada problem manjak poštovanja prema vama koji to pitate, ali jednostavno ne volimo otkrivati nikakve detalje vezano uz prvi sastav sutra, tako da ne dajemo asistenciju i pomoć našem protivniku. Perché noi andiamo sempre alla ricerca di scoop, di sapere anche cosa fanno gli altri, se cambiano, come giocano, cose, però è difficile anche per noi, non abbiamo mai notizie, per questo che non voglio dare assist ai miei problemi. I mi slušamo i njihove presice i istražujemo njihove portale i gledamo hoće li imati kakve promjene, ali rijetko kada nailazimo na takve informacije, pa tako da nećemo ni ne otkrivati. Gennaro, čestita na ulasku, polasku dalje, ali sad je najvažnije prvenstvo. Kad se došli jedi, naravno je Hajduk u cilju, bi prvi neka uprava iz Ličke to tražila, što je teško da Hajduk ovog godina, nakon 19 godina što nije bio prvak, da bude prvak. Congratulazioni per la vittoria in Europa, forse ha parlato con il Presidente e con gli altri come scopo principale di questa stagione vincere il campionato dove, dopo 19 anni? Questo non c'è bisogno di parlare, qua c'è un dato di fatto e bisogna essere chiari e essere onesti con i tifosi e con tutte le persone. Qua si deve lavorare. Innanzitutto per creare un gruppo di lavoro e diventare una squadra vera. Ma quando parlo di squadra vera vuol dire che giocatori e persone che stanno vicino ai giocatori. Questa è la priorità. Dopo c'è un dato di fatto che è reale. Dinamo Zagabria in questi anni, in 20 anni, ha dimostrato 19 volte campione, un anno rieca ed sono la squadra da battere. In questo momento sulla carta, a livello organizzativo, a livello di squadra, sono due livelli sopra noi. Però nel calcio non si sa mai, noi dobbiamo lavorare day by day, step by step e sicuramente io sono contento, meno male se riusciamo a fare ancora qualcosina per migliorare questa squadra rispettando i parametri finanziari si farà perché abbiamo il dovere di provarci e ci proveremo fino alla fine, però la squadra da battere sicuramente sono loro e sono in questo momento un livello barra due livelli sopra di noi. Però, ripeto, noi combatteremo, noi staremo là. Iskreno, radit ćemo, ne volim davati nikakve takve predviđanja ko će biti prvak ili neće, ali ono što je moj glavni cilj je napraviti jednu jaku radnu grupu, radnu zajednicu i igrača i ljudi koji su okolo tih igrača, okolo prve momčadi i da budemo jedna istinska i prava momčad. Dinamo je 19 puta osvojio prvenstvo u zadnjih 20 godina, Rijeka je osvojila jednom i jasno je već na papiru da su to naša dva glavna rivala za osvajanje prvenstva ove godine, ali oni su trenutno na organizacijskom levelu korak ili dva ispred nas, ali mi se nećemo predati, mi ćemo se boriti do samog kraja, fino alla fine. Ja sam sretan. Iskreno, dobro bi nam došla možda još koja financijska pomoć ili još pokoje pojačanje, ali ja sam trenutno sretan i mogu obećati da ćemo se boriti do kraja i idemo dan po dan u nove pobjede.